Però è una crisi che è crisi del berlusconismo, il sistema di potere berlusconiano è entrato irrimediabilmente in crisi. E sempre i regimi hanno i primi segnali di disfacimento dall'interno, no? Cioè è il Gran Consiglio del fascismo che mette alla porta Mussolini, i partigiani arrivano 2 anni dopo, 3 anni dopo. Perché purtroppo è così, insomma, perché poi è complicato questo paese, no? Da organizzare, è un paese dei milioni, non, sì, dei tanti circoli, dei tanti giornali, ma di ciascuno con la sua televisione a casa sua, insomma, no? C'è questa atomizzazione, poi ognuno alla fine, ogni famiglia si confronta con la sua televisione. È questa crepa che viene dall'interno, il cofondatore del PDL gli dice guarda, così non si va avanti e viene messo alla porta, beh, è un segno di una frattura che è irreversibile. Perché adesso? Non lo so, non lo so, a volte la storia è strana e sfugge anche agli interessi e alla coscienza dei singoli. Io non so se neanche Fini sa perché proprio adesso. Non lo so, perché avrà fatto i suoi conti, avrà calcolato che appunto che oggi gli è più conveniente prepararsi un futuro a berlusconiano piuttosto che star lì a marcire insieme al cadavere. Ormai no, che comincia a decomporsi, anche se questa decomposizione potrà essere, ahimè, lunghissima. Non lo so, non lo so, so che però questo processo è cominciato e che non va lasciato soltanto alle forze dentro il regime. Ben vengano, ben facciano, siamo contenti, non mi metterò a fare a ricordare a Fini tutte le sue passate amnesie, o meglio, sì, continuerò a dirle perché non dobbiamo dimenticarci, non è che non dobbiamo fare sconti a nessuno, però, no, come dire, il figlio il prodigo, per il figlio il prodigo si ammazza il vitello grasso, se anche Fini diventa anti-berlusconiano, va bene, insomma, accetto. Non sarò mai finiano perché ho una cultura diversa, non dimenticherò mai che lui viene da una cultura e da una storia opposta alla mia, però se adesso dobbiamo fare un tratto di strada insieme, non mi fa schifo farla. Sull'informazione, sì, io credo che tu abbia ragione, no? Il sistema informativo italiano, ma il sistema informativo in generale, è fatto di tante cose, di tanti pezzi, di tante, no? Ci sono i grandi giornali, i piccoli giornali, i giornali locali, i giornali nazionali, la Free Press, che perché no? In Italia c'è una Free Press di buona qualità, a differenza che in altri paesi, del mondo. La nostra Free Press, non tutta, ma una parte della Free Press in Italia è stampa e informazione di buona qualità. Parlo di Epolis, parlo anche di Metro, per esempio, che è fatta bene, insomma, quindi, e che comunque dà informazione, è nutrimento informativo, per i cittadini italiani, per i lettori. C'è la televisione, la televisione locale, la grande televisione, la RAI, la televisione commerciale, ecco, la rete, i piccoli giornali. Le iniziative che dobbiamo far nascere, nascessero 1.000 piccoli giornali, nascessero 1.000 blog, è tutta una cosa, non funziona se non c'è anche l'altra. Qui è veramente un grande concerto, che va fatto, non c'è qualcuno che è più importante degli altri, tutti devono cantare in questo grande coro dell'informazione. Per quello che riusciremo a fare noi del fatto, sì, è vero, per esempio il blog vorrà diventare una grande piattaforma blog con 300 blogger
magari di nome e migliaia, se si riuscirà, di blogger che alla pari gli uni con gli altri buttano le loro idee in rete, perché dopo è la rete che sceglie. Lì non è che sei importante o piccolino, si è tutti uguali in rete. E la differenza la fanno gli accessi. Se tu dici delle cose che si fanno ascoltare, è quello che conta. Mentre puoi anche essere il luminare della scienza e della tecnica, ma se nessuno ti legge, nessuno ti risponde, sei nessuno. Ecco. Questa è la cosa che la sfida che anche il blog del fatto vorrà fare e che speriamo di riuscire a fare in tempi non lunghissimi. Grazie. Bene, io ringrazio i nostri ospiti e ringrazio il nostro gentile pubblico per essere stato tanto paziente e chiudo qui la seduta in quanto ci dicono che dobbiamo proprio andare dall'organizzazione del parco. Grazie a tutti per essere intervenuti e buonasera.